E ciao ragazzi, come state? Bentornati tutti in questo nuovo video. Ebbene sì, come avete letto dal titolo, in questo video andrò a parlarvi di una triste storia che oramai purtroppo è capitata 2-3 settimane fa, intorno al 23 di dicembre. Quando ero appena tornato a casa, stavo facendo 50.000 cose, nel girarmi velocemente il mio bellissimo MacBook Pro 256 GB è caduto aperto così da un'altezza che pensavo all'inizio di 40 cm, poi ho verificato di 80 e ho rotto completamente lo schermo, cioè l'ho distrutto. Infatti ora vedrete una foto di com'era appena caduto. E sì, come avete appena visto, la foto era distrutto lo schermo. Però in questo video, oltre a darvi dei consigli, voglio anche dare un grandissimo, ma veramente grandissimo ringraziamento a chi mi ha aiutato per metterlo a posto e per sistemare questo mega guaio che purtroppo mi ha accompagnato nella fine del 2020. Una volta caduto il computer e appena realizzato cosa fosse successo, ho chiamato l'assistenza della Apple, ma non mi rispondevano. E allora ho deciso di aspettare il giorno dopo, ovvero il 24 dicembre. Il 24 dicembre a Brescia era in zona rossa, però io mi sono mosso perché, essendo che lo utilizzo per motivi di lavoro, potevo uscire e andare dall'assistenza. Per quanto riguarda l'assistenza, sono andato in un negozio che si chiama Juice, è in centro a Brescia. Devo dire la verità, non c'ero mai entrato prima di quella volta lì e quindi non avevo mai comprato nulla. Sono entrato nonostante fosse il 24 dicembre, perché sì, dai, chi è che vuole lavorare il 24 dicembre? Mi hanno proprio confortato e devo dire che nel giro di soli 2 giorni, ovvero io l'ho preso il 24, quindi 25, 26, 27, che poi era domenica, il 28 sono andato a ritirarlo, il 29 sono andato a ritirarlo perché era lunedì, ho riaperto il nuovo MacBook, perché ho comprato il MacBook, l'ho lasciato là con il vecchio così mi passavano i dati, l'ho riaperto e vi giuro che sono rimasto a bocca aperta. Cioè ragazzi, io non ho mai rotto tanti prodotti Apple, anzi questo è il primo. Però ho riaperto il MacBook e io pensavo ho perso tutto. Tutto, pensavo di aver perso veramente tutto. Invece, fidatevi, cioè, l'ho riaperto, c'era ancora il progetto di Final Cut, c'è ancora l'applicazione di Final Cut con sul video della GTC. Cioè ragazzi, che se non avete visto vi lascio qua sotto il link in descrizione. A proposito, siamo arrivati a 1000 visualizzazioni, grazie mille a voi. Quindi sono rimasto veramente veramente contento e, se mi posso permettere, ve lo consiglio. Se avete qualsiasi problema con un prodotto Apple, vi consiglio di andare da Juice, perché ragazzi, guardate, io sinceramente questo video non sono sponsorizzato da loro, ma voglio fargli un grande ringraziamento perché io sono andato veramente in crisi, perché senza il mio computer non potevo fare nulla, perché i video li edito da lì. E mi hanno risolto il problema il 24 di dicembre, quando tutti vorrebbero dormire. Ovviamente, essendo in zona rossa, solo alcuni negozi erano aperti. Loro sono stati gentilissimi, bravissimi, super efficaci e mi hanno fatto un lavoro nel vero senso della parola. Quindi li devo veramente tanto ringraziare perché sono stati bravissimi. E come potete vedere è praticamente il mio vecchio computer, che l'unica cosa che cambia è che ho preso quello aggiornato. Ah sì, questa sì, è Ginevra la piccola. Ha aggiornato qua la touch bar perché l'hanno spezzettata. È il modello aggiornato 2020. Non ho preso quello 2020, quello è col processore M1, perché l'avevano finito. Però comunque sono molto... Nonostante si è diventato povero, no scherzo, nonostante abbia speso un bel po', sono rimasto molto contento del servizio che mi hanno dato. E quindi veramente ancora una volta, se siete nelle zone limitrofe di Brescia o se siete di Brescia e avete un problema con un prodotto Apple, ve lo consiglio perché lavorano veramente veramente bene. Detto questo, questo video che non so quanto duri, non so neanche quando lo vedrete, sicuramente nel 2021, è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, di aver condiviso questa brutta esperienza che
mi ha fatto concludere finalmente il 2020. E detto questo, da questo video, dal mio nuovissimo PC era tutto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima con nuovissime e bellissime supercar, perché tenetevi pronti che tra poco arriverà una supercar, che ce n'è una in Italia. Ciao ciao ciao.